L'Istituto Comprensivo di Teglia è stato scelto in Liguria come unico istituto per questa iniziativa, caro magistrato, ti scrivo. E oggi qui al Govi abbiamo sentito giusto il magistrato parlare della legalità, ma i ragazzi capiscono esattamente che cos'è la legalità? Beh, naturalmente la giornata di oggi rappresenta la conclusione di un incontro che è stato largamente preparato dai professori durante il corso dell'anno, grazie alla collaborazione con l'associazione appunto che ha promosso l'iniziativa, e quindi i ragazzi hanno dibattuto in modo approfondito all'interno del lavoro di classe e grazie anche all'esposizione delle domande con il magistrato il significato della legalità e soprattutto di una cittadinanza attiva. Impegno che noi a livello di istituto comprensivo abbiamo promosso a tutti i livelli, infatti è qua presente il colonnello Sandro Sanduli della DIA, non è presente ma collaboriamo molto con il maresciallo Landolfi della caserma di Fegino, non è presente ma ha svolto un progetto per tutta la durata dell'anno Stefano Busi, referente dell'Associazione Libera per la Liguria, e quindi è un impegno che abbiamo sul territorio molto vasto proprio per l'educazione alla legalità e all'educazione a una convivenza alla civiltà e alla cittadinanza attiva. Dietro di lei stiamo sentendo le domande che stanno facendo i ragazzi giusto al magistrato. Fra queste lettere inviate c'è qualcuna che le ha particolarmente colpita? Ma in generale mi ha colpito l'ingenuità e l'interesse che i ragazzi hanno per una figura come quella del magistrato. Come ho avuto modo di dire in apertura di giornata, tutti noi adulti costituiamo dei modelli per i ragazzi e sicuramente proporre un modello di adulto capace di assunzione di responsabilità e di assumere un ruolo che garantisca la sicurezza di tutti i cittadini per loro costituisce un fascino. Se avessimo modo di sentire direttamente le loro domande, capiremmo anche che non ci sono filtri e quindi ci sono domande che chiedono direttamente al magistrato: può cambiare le leggi che non le piacciono o che non ritiene giusto? E quindi un'articolazione di risposta molto complessa. Ma in generale mi piace proprio l'atteggiamento di curiosità. Ragazzi, che ancora una volta testimonia che rispetto a una progettualità ricca e significativa proposta loro, i ragazzi rispondono con interesse.